La vicenda delle terme di Montecatini è stata oggetto dei lavori del Consiglio regionale. L'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione Stefano Cioffo, nella sua comunicazione al Consiglio regionale, ha spiegato che la Giunta darà mandato all'amministratore unico di avviare tutte le azioni volte alla necessità di preservare il patrimonio societario per la tutela dei creditori e del territorio, quali la presentazione di un'istanza di concordato preventivo cosiddetto in bianco, funzionale alla predisposizione di un piano concordatario in tempi congrui, al fine di limitare la perdita di liquidità. Oggi abbiamo preso atto della comunicazione che l'assessore ci ha fatto, rendendo il Consiglio edotto del fatto che è intervenuta un'istanza di fallimento e quindi cambia anche lo scenario, per cui è necessario mettere in campo una procedura che consenta di salvaguardare il patrimonio e quindi andiamo verso il concordato. Io ho ribadito quanto detto al momento dell'approvazione del DEF, cioè gli obiettivi sono quelli di salvaguardare l'occupazione, dare continuità a servizi, valorizzare il patrimonio e soprattutto garantire la fruibilità pubblica del tettuccio e di quel nucleo identitario forte che costituisce anche l'agorà della città stessa. Questo lo si fa a questo punto nell'ambito di una procedura e siccome sono intervenute anche interessi vari come quello la disponibilità della Fondazione Caripit a acquistare un immobile e la disponibilità dei ministeri a lavorare insieme ai soci per garantire il salvataggio della società, vorrei che questi obiettivi venissero conseguiti attraverso un lavoro comune, quindi non dando noi soluzioni e ricette ma lasciando che la Giunta valuti insieme al socio comune e agli altri partner la strada migliore da seguire, ripeto, per garantire che la proprietà pubblica del tettuccio venga messa in campo, venga conseguita, venga garantita, ma con una strada chiaramente che deve essere condivisa fra tutti e con un ruolo che certamente la Regione avrà. Il centrodestra chiede che sia avviato un concordato. Per avviare un concordato però occorrono delle basi solide. Per questo motivo noi chiediamo alla Giunta, come promesso anche dal Presidente Gianni in campagna elettorale, che acquistino il tettuccio, uno stabilimento di valore storico-architettonico indicibile, che è giusto che rimanga in mani pubbliche. Questo perché? Perché la Giunta regionale ha acquistato tantissimo, a partire dall'ex Maier e altre strutture, e a noi ci sembra che l'acquisto del tettuccio sia, diciamo, doveroso da parte della Regione Toscana, ma non solo per salvaguardare la città di Montecatini in generale, anche perché siamo entrati a luglio scorso a far parte dell'UNESCO, come ha detto il Presidente Gianni, l'ottava perla della Toscana, quindi ci sembra appunto che politicamente potrebbero, se volessero, fare questa acquisizione. Come centrodestra abbiamo presentato una proposta di risoluzione collegata alla comunicazione che oggi è costretto a fare l'assessore Cioffo per chiedere che, caduta la pregiudiziale delle possibili azioni revocatorie, proprio perché in presenza di una istanza di fallimento si può procedere, tra le altre anche alla procedura di concordato, la Regione dia seguito alle promesse fatte, le ultime dal Presidente Gianni nel 2020, ed acquisti il tettuccio. Sarebbe una operazione straordinaria all'interno naturalmente di un piano più complessivo che potrebbe vedere anche la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti per le Leopoldine, che rimetterebbe sostanzialmente i conti a posto, chiuderebbe i rapporti con i tanti creditori della società e consentirebbe quindi di non bloccare né l'attività né tantomeno la fruibilità pubblica degli spazi più prestigiosi che sono stati, come sapete, recentemente riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Innanzitutto qui bisogna pensare a che cosa si vuole fare e come si vogliono rilanciare le terme. Noi abbiamo presentato un atto, una proposta di risoluzione per dare delle idee, perché è ovvio che il mondo è cambiato in seguito al Covid, ma era già in atto un cambiamento già da prima. Le terme, come erano state pensate nel dopoguerra, non sono più attuali, quindi va pensato a un nuovo sviluppo economico dell'attività termale. Noi
non soltanto per Montecatini. Noi stiamo dando delle indicazioni che siano non soltanto legate alla fisioterapia, all'aspetto curativo delle terme, ma anche a quello che oggi interessa maggiormente, cioè l'estetica e anche il divertimento. Quindi è necessario dal nostro punto di vista anche terminare la famosa piscina che poi ha determinato il crack finale della società, non solo perché potrebbe essere il vero motivo di rilancio, ma anche perché così come sono una ferita aperta all'interno delle terme stesse, che certo non attira nemmeno il turismo. Ma sulle terme è evidente che un processo industriale economico così forte nel territorio, nella Toscana, che sa che valorizzare il termalismo porta a delle scelte importanti. La Regione Toscana deve essere il contenitore, può gestire la parte immobiliare, fin quando è in grado di poterlo fare sicuramente non può più essere un soggetto gestore. Alcuni processi in questa direzione sono andati anche bene in questi anni rispetto anche ai vincoli che la Corte dei Conti ha posto ai bilanci regionali. Basta per dare quello che è successo a Chianciano, su Montecatini la problematica è maggiore, c'è una mole anche di indebitamento notevole, è evidente che ogni passaggio e ogni valutazione va fatta con accurata delicatezza ed è corretto che l'assessore abbia riferito al Consiglio della fotografia dalla quale appunto la Regione dovrà assumere le proprie decisioni. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una proposta di risoluzione che impegna la Giunta a proseguire nelle iniziative volte al sostegno delle aree interne e periferiche della Regione Toscana, attivandosi nei confronti del Governo affinché siano destinati a questi territori ulteriori e specifici investimenti per potenziare l'offerta dei servizi alla popolazione, per riqualificare e rifunzionalizzare il patrimonio edilizio, pubblico e privato, per arginare l'abbandono del territorio e per consentire la manutenzione della rete elettrica regionale nel modo più funzionale possibile. Un paese come il nostro, che parla spesso di transizione ecologica, in cui i maggiori produttori di auto a livello internazionale ci dicono che nei prossimi anni si passa all'alimentazione elettrica, purtroppo continuiamo a vedere che a seguito dei fenomeni atmosferici varie volte ci sono interruzioni dell'energia elettrica per ore, e purtroppo nelle aree montane, in particolare in provincia di Lucca e di Pistoia, l'anno scorso siamo arrivati anche a giorni interi. Questo è inaccettabile e ovviamente, oltre al fatto che il gestore deve fare gli interventi sulla rete, però ogni ente deve fare la propria parte. Noi abbiamo provato a cercare di capire cosa la Regione può fare ancora per semplificare queste attività, perché la continuità del servizio elettrico è un'attività di pubblico interesse. E quando magari c'è un albero troppo vicino che non è stato tagliato e poi si abbatte sulla condotta elettrica, poi si creano dei problemi del genere. Quindi noi facciamo tre proposte. La prima è aumentare l'area di pertinenza, quindi fare in modo che la fascia di rispetto dove ci devono essere fatti tagli di manutenzione arborei sia aumentata rispetto all'attuale, perché purtroppo col cambiamento climatico gli eventi sono sempre più estremi. Poi che nelle aree protette, nelle aree ad esempio fluviali dove ci sono condotte elettriche, anche qua il taglio di manutenzione fatto dai gestori deve essere considerata attività di pubblico interesse e quindi bisogna semplificare gli adempimenti, passando da meccanismi autorizzativi a meccanismi di mera dichiarazione, perché appunto qui c'è un pubblico interesse e perché al netto dei vari beni sottoposti a tutela, la continuità della rete elettrica è un elemento sempre più fondamentale per le vite di ognuno di noi. Noi abbiamo fatto tre proposte concrete, abbiamo scelto di non presentare una legge perché sono aspetti di dettaglio, però abbiamo detto alla Giunta con questo atto che questo percorso con i gestori, con gli enti locali va concluso quanto prima possibile, e questi tre aspetti che attengono alla nostra normativa devono essere affrontati, perché i gestori non devono avere alibi rispetto a mancati investimenti, magari nascondendosi dietro problemi di appesantimento burocratico. Si pensa come Commissione Aree Interne, per favorire il rimanere delle persone nelle aree interne e montane
e addirittura anche per attrarne di nuove, che si possa partire dalla ristrutturazione anche di abitazioni, perché la maggior parte delle abitazioni sono anche da ristrutturare e sono di proprietà di persone magari anziane. Quindi se si favorisce questa ristrutturazione si può favorire, diciamo, la rinascita di alcuni paesi. La nostra proposta di risoluzione chiede semplicemente di porre al centro di questo mandato l'attenzione sulle aree interne, però dal punto di vista fattuale, quindi non soltanto attraverso la narrativa che ascoltiamo in aula, ma attraverso la possibilità di impostare risorse maggiori con interventi mirati, con attenzione, a quelle che sono le molteplici difficoltà che esistono nelle aree interne, tra cui quella del recupero e la funzionalizzazione del patrimonio edilizio. Pensare che su 3 anni, come dal documento del DEF, siano destinati soltanto l'1,7% delle risorse ci ha preoccupato e ci ha spinto sostanzialmente a lavorare nella direzione di questa proposta di risoluzione, perché per noi il problema delle aree interne è centrale, non è un problema che sta fermo, ma è su un piano inclinato dove ogni giorno sostanzialmente c'è un'erosione sotto il profilo dei servizi al cittadino, quei servizi che sarebbero essenziali a una comunità per svilupparsi. E quindi la nostra attenzione voleva rimarcare questo aspetto, chiaramente in una chiave costruttiva, cosa che ha portato, di concerto con le altre forze politiche all'interno della Commissione e del Consiglio regionale, ad un'approvazione unanime del nostro testo. Stesso discorso vale per il nostro appoggio alla proposta di soluzione sul taglio, semplicemente perché non è possibile immaginarsi ancora nel 2022 che una problematica legata a una cattiva manutenzione delle aree boschive, soprattutto in relazione a quello che è il passaggio attraverso le aree boschive, spesso e volentieri, di tutto quello che è, diciamo, la competenza delle linee elettriche, metta poi nelle condizioni intere comunità di essere private addirittura dell'energia elettrica per giorni o per settimane. Quindi c'è da porre al centro della questione l'area interna anche sotto questo profilo, ma facendolo attraverso l'investimento che noi chiediamo che la Regione Toscana faccia e nei confronti del governo, ma faccia anche con le proprie casse. Io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle perché, per quanto possano apparire comprensibili e giustificabili le intenzioni, non mi fido di questi atti che aumentano le possibilità di tagliare in modo un po' così indiscriminato, senza tante regole. Quindi ho votato contrario perché non mi sento tutelata da questi atti di questo tipo. Tra l'altro vi anticipo che sto ultimando una proposta di legge proprio per rivedere e modificare la legge forestale regionale della Toscana. E quindi in attesa di questo, che avverrà entro la prossima settimana, io ho votato contrario a nome del Movimento 5 Stelle. Via libera all'unanimità dal Consiglio regionale alla proposta di legge per stanziare 150.000 euro per il sostegno dell'educazione alla musica e al canto corale. Con questa legge il Consiglio regionale, attraverso la concessione di contributi una tantum per l'anno 2022, intende sostenere finanziariamente realtà associative che svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale a livello territoriale e che hanno subito lunghi periodi di inattività a causa dell'emergenza pandemica, con conseguenti difficoltà economiche. Il sostegno finanziario è indirizzato a formazioni bandistiche e corali tramite il coinvolgimento delle associazioni toscane di bande musicali e di gruppi corali impegnati nella formazione continua per la diffusione della cultura musicale, per consentire la ripresa dello svolgimento delle attività di promozione e di educazione musicale di base. In concreto, il Consiglio regionale ha oggi destinato oltre 2 milioni dei fondi di accantonamento del proprio bilancio e la prima PDL, la 94, ne ha assegnati 150.000 per un investimento una tantum nelle attività dei bandi delle bande dei cori musicali, bande musicali e cori. Sono attività che hanno una forte attenzione sui territori, che vedono due associazioni
sul territorio regionale, che raccolgono tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni interessate e che collaboreranno con l'Ufficio di Presidenza e col Consiglio regionale per distribuire questo finanziamento, che vorrebbe sostenere le attività dopo un biennio di forte difficoltà dovuto anche al Covid, in cui queste attività culturali, nelle quali le nostre comunità territoriali si riconoscono e che sono molto seguite, hanno avuto una battuta d'arresto. Ecco, noi speriamo che con la ripresa dopo del post pandemia e che con un piccolo sostegno tutte queste realtà possano continuare serenamente a svolgere il loro lavoro, che è un lavoro prezioso non soltanto per l'offerta culturale che generano, ma per la vitalità che portano nei territori, per l'attività che rappresentano e per i sentimenti anche di appartenenza e di riconoscimento collettivo che generano. Le bande e i gruppi corali in questo periodo di Covid ovviamente hanno sofferto come tanti dello spettacolo dal vivo. Quindi con questa proposta di legge si cerca di dare un aiuto concreto per la loro ripartenza. Questi aiuti verranno dati a due associazioni che riuniscono le bande e i cori, che a loro volta li daranno su progetti alle singole bande e ai singoli cori. Ovviamente la Giunta poi dovrà avere i resoconti che i progetti siano stati portati a termine. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge presentata dall'Ufficio di Presidenza che prevede l'erogazione di circa 2 milioni di euro per le iniziative promosse dai comuni a favore delle giovani generazioni. Lo stanziamento prevede progetti in diversi campi, dalla street art alla promozione di spettacoli ed eventi, dai progetti di aggregazione giovanile alla valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi per i bambini con disabilità. In questo caso il finanziamento è cospicuo, anche qui dai fondi di accantonamento del Consiglio abbiamo pensato di destinare una somma importante di 2 milioni ad una serie di attività destinate alle giovani generazioni, cioè ragazzi e le ragazze, bambini e le bambine, che sono i più colpiti in questi due anni di pandemia, colpiti soprattutto in quel sentimento di appartenenza alla collettività che si matura proprio negli anni della preadolescenza e dell'adolescenza. Per noi adulti 2 anni possono essere una parentesi in vite lunghe, ma per loro 2 anni sono un tempo lunghissimo nel quale ci si struttura come individui, si strutturano le relazioni più importanti. Ecco, la pandemia li ha fortemente penalizzati e ha pregiudicato il senso di appartenenza ad una comunità di cittadini e cittadine. Noi vorremmo che con attività culturali, sostegno all'educazione civica, progetti di inclusione, anche corrispondenti ad investimenti in parchi e giochi inclusivi per i comuni, si potesse sollecitare e far sentire una voce che fortemente richiama al fatto che intorno a loro c'è una comunità che li pensa, che li custodisce e nella quale sono inseriti. Perché noi rischiamo che l'isolamento anche fisico che tanti ragazzi, ragazze e bambini hanno subito pregiudichi appunto un senso civico di appartenenza a comunità che invece hanno dimostrato nel senso di coesione e nel riuscire a lavorare insieme, a riflettere insieme sui problemi, di avere una risorsa importantissima. Ecco, noi vorremmo che questo fosse presente nei nostri cittadini e cittadine più giovani. È una legge importante che utilizza fondi della Regione Toscana, del Consiglio, per dare un'opportunità ai giovani per creare spazi di forme di aggregazione loro e autonoma, una forma di socialità. Era opportuno dare un'opportunità a tanti ragazzi che in questi anni hanno sofferto della pandemia, hanno sofferto della impossibilità di avere una relazione sociale. Questa è una legge che consente alla loro fantasia, alla loro progettualità di diventare e di approparsi di luoghi pubblici, delle loro relazioni, in rapporto ai comuni che potranno avanzare delle richieste per partecipare a un bando di 15.000 euro ciascuno, o poi in autonomia al Consiglio regionale, mediante una propria azione di
promozione nei territori. Il fine sarà mettere insieme i ragazzi, dare loro processi di autogestione, utilizzare spazi pubblici, ma soprattutto rideterminare, rigenerare nuove forme di socialità e di aggregazione. Credo che sia una legge innovativa e importante, che allo stesso tempo può andare anche a finanziare iniziative artistiche, culturali, sociali, di promozione anche musicale, ma essenzialmente il fine ultimo era la volontà dell'Ufficio di Presidenza e oggi anche del Consiglio regionale di mettere insieme i ragazzi. Thank you.